e dopo 3 minuti più nulla si muoveva sul mare. Gorini, come va? Salve ragazzi, ben arrivati. Tenente Armi Navali De Luca. Silvani. Capitano Gianni Navale Alvieri. Tenente Medico Andreoni. Guardia Marina Leone. Mi fa piacere vederti, amico. Già, in questa casa deserta. Sì, guarda che muscoli ha fatto. E stai buono. Quando sei arrivato? Ieri. Hai già visto il comandante? Nessuno sa niente. Silenzio e mistero. Ehi, Zambelli. Ti credevo in Atlantico sui sommergibili. E io ti credevo a Mogadiscio. Questi sono i falsi indirizzi che dovete dare alle famiglie. Nessuno deve sapere dove siete e quello che farete. La nostra forza è il segreto. Noi italiani è più facile farci morire che farci tacere. Lei è il più anziano, vero? Sì. Bene, allora il capo del gruppo Orsa Maggiore è lei. Lei è medico. Come mai lo hanno ammesso qui? Sono esperto di nuoto subacqueo. E lei perché ha chiesto di venire? Credo sia mio dovere, comandante. E lei? Mi interessa, comandante. Pare che la tua domanda l'ho fatta cogliere io perché sei un ottimo ingegnere. Grazie, comandante. Mi servi per mettere a punto questo maledetto arnese. Te ne parlerò domani. Sapete bene quello che siete venuti a fare. Non siamo i piloti della morte, intendiamoci. In teoria c'è sempre la possibilità di salvarsi, magari come prigionieri. Dovete attaccare in immersione a cavallo di questo arnese. Si arriva sotto la nave nemica e per farla saltare si aggancia alla carena la testa esplosiva. Poi, se si può, ci si squaglia. Questa è la teoria. In pratica, beh, tanto avete molte altre cose da imparare prima di andare in azione con quella gente. Lo chiamiamo maiale perché finora 8 volte su 10 si scassa e va a fondo. Cominciamo gli allenamenti a nuoto silenzioso, ideato per attaccare individualmente navi nemiche mediante cariche esplosive trasportate dal nuotatore. Meno schiuma. Allargatevi un po'. Rientrate adesso, basta. Poi iniziammo l'allenamento subacqueo. Lunghe ed estenuanti marce sui fondi marini per conoscerne tutti i segreti e le insidie, per apprendere alla perfezione la tecnica di un'attività tanto difforme dalla nostra natura. Thank you.
piano con l'ossigeno. Se non chiudete la valvola quando togliete la maschera, la calce sodata si bagna e vi brucia i polmoni. Bene così, salda anche sopra. Che fai qui? Scusi, comandante, non avevo sonno. Volevo vedere se riuscivo... Lascia stare, va a vestirti. Facciamo allenamento di marcia subacquea. Bene, comandante. Allora spegni pure, continueremo domani. Va bene. Che crudeltà svegliarci alle 2 di notte con questo cielo. Oh. Brr, che freddo. Gli allenamenti notturni erano di una durezza estrema, ma dovevamo saper vincere l'orrore delle tenebre subacquee e resistere al freddo lancinante delle profondità marine. Aria autentica. Qualcuno giù subito, Leone non ce la fa. Vado io. Dai. Basta. Basta mai. Tiratelo su. Dai, forza. Ho cantato lassù. Su, adagio. Dai, forza, ragazzi. Ecco. Giù, adagio. Andreoli. Rivoltatelo. Salutali tu per me. Grazie. Povero Leone, dovete lasciarci e dire addio ai suoi giovanili sogni di gloria. Noi continuiamo gli allenamenti che divennero sempre più difficili e faticosi. I maiali cominciavano a funzionare e quasi ogni notte ci esercitavamo ad attaccare lo scafo di una vecchia nave in disarmo. E allora beviamo alla salute delle donne belle e generose con i marinai. Evviva! Veniamo a sommozzare, a sommozzarmi fino a te, mio tuo.
mio Pio Antonio. Ah, grande comandante. Che vuoi che me ne importi? Anche se siamo morti, siamo contenti e pace a te. Tutto bene? Sì, comandante. La prova ha confermato la scelta dei tre? Sì, comandante. Comandante, la preghiamo di fare un brindisi con noi alle fortune dell'Orsa Maggiore. Certo. Evviva l'Orsa Maggiore. Evviva! Martini mi ha detto che stanotte è andato tutto bene. Bravi. 8 ore di lavoro subacqueo con questo gelo, nessuno l'ha mai fatto. Il nemico certo non lo ritiene possibile. Ma ora, a riposare. I maiali sono a capitello? Sì, comandante. Bene, li rimorchierà la motobarca. Silvani, Altieri e Gorini, domani a mezzogiorno nel mio ufficio. Buonanotte. Buonanotte. Qui dentro a Gibilterra abbiamo già portato i maiali 3 volte con un sommergibile. Ora, l'ingresso della baia è stato protetto con dispositivi non più superabili con quel mezzo. Ma noi faremo partire i maiali da una base fissa dentro la rada. Sembrava un'idea pazzesca. Mai nella storia una marina è riuscita a creare una propria base in vista di un porto nemico. Per realizzarla abbiamo dovuto e dovrete vincere difficoltà che nessuno ha mai neanche pensato di poter affrontare. La base segreta è già in corso di approntamento nella stiva del piroscafo italiano Canopo, ormeggiato qui, all'entrata del porticciolo di Algeciras. Vi fu bloccato allo scoppio della guerra e sabotato dall'equipaggio, cosa che ora serve ottimamente al nostro scopo. Dopo ogni azione tornerete con i maiali sul Canopo, ma nel caso facessero avaria o foste avvistati ed inseguiti, dovrete salvarvi a nuoto su questa spiaggia, vicino alla zona dei piroscafi, dove il capo settore del Sigma 2 penserà a recuperarvi. Bisogna evitare assolutamente che la base sia scoperta. La sua esistenza e la sua efficienza valgono come l'aver vinto una grande battaglia navale. Ma noi come arriviamo? Fuori. Cenares è laggiù. Grazie, amico. Grazie, tanto, e buona fortuna. Anche a te. C'è pericolo. Però avete disertato per salvare la pelle e stavate per lasciarla qui. Quanto c'è al bivio?
Un'ora se ci sbrighiamo. Andiamo. Ehi, quanti chilometri a Senare? Circa 15. C'è caccia da queste parti? Dicono che ci sia qualche orso. E magari qualche orso maggiore. Andiamo a lui. Chiamatemi Giacomo. Salute. Tutto bene? Finora sì. Al passo di terra. Al resto penserà qualcun altro. Il mio compito è finito. Se vi chiedono documenti, mostrate quelli che vi ho dato. Buona fortuna. Grazie. E attenti alle spie. Save, loco de contento, con su cargamento para la ciudad, dai, para la ciudad. Lleva el su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa y remedia la situación, tiene su cargo es todo su ilusión, sí. Y alegre el guitarrito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendú la carga, mi Dios querido, un traje mío en mi hijita voy a comprar. Y alegre también su llego va a presentir que hay que cantar es todo un nino de alegría. Le solo sorprende la luz del día y llega al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que la que quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo está desierto y el pobre está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye los lamentos por doquier de ese desdichado borinquen. Y triste el guitarrito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino. Mi piacerebbe bere un bicchiere con te. Siedi. No, aspetto sopra. Va bene. Borinque, la tierra vede della che al cantar el gran gottier già vola per la de los mares. Che donna, ci vai. Si tu también te se no ci vado io. E subito. Déjame que tus cantes yo también. Déjame que tus cantes yo también. Déjame que tus cantes yo también. ¡Brava, brava! Beh, allora ci vediamo più tardi. Oh, sta attento. Se non torni presto, veniamo su noi. No, va bene. Fortunato lui, eh?
prudente il marinaio. Vieni avanti. Non ti piace? Sei bello. Non sei molto intraprendente. Per pensare che gli italiani hanno fama di essere aggressivi. E tu? Di che razza sei? Diciamo spagnola. Da quanto tempo sei qui? Che ti importa? Allora? Semplice curiosità. Quante stelle? Ne conosci qualcuna? Soltanto quelle 7. L'orsa maggiore. La prima si chiama Alfa. E l'ultima si chiama Zeta. Ben arrivato, comandante. Sapevo di dover incontrare qualcuno, ma ho dubitato molto che fosse lei. Oh, perché? Di solito gli agenti segreti della Marina hanno un aspetto molto diverso. Ha fatto buon viaggio, comandante. Un po' movimentato, ma nel complesso bene. Che istruzioni da Sigma 2? Il capo settore mi ha incaricato di dirle che dovete andare a bordo questa notte. I marinai del canopo sono avvertiti e vi aspettano. Sono quelli seduti a destra della porta. Quando escono, unitevi a loro senza dare nell'occhio. Qui è pieno di spie. E la sorveglianza sul piroscafo? Il solito picchetto di gendarmi del controllo neutrale. Una sentinella sulla banchina e gli altri a bordo. Hanno qualche sospetto? No, ma occorre molta prudenza, perché non debbono sapere assolutamente nulla. Sarà difficile passare. Le altre volte è andata bene. Allora, addio. Perché? Non vuole più rivedermi? So che nessuno deve tornare a terra una volta dentro. Eccetto lei per i collegamenti. A bordo le daranno documenti da marinaio del canopo. Va bene. Un momento. Mi scusi, comandante, serve per quelli di sotto. Eccolo. Com'è andata? Mica male. Su, andiamo. È tardi. Beh, venite, usciamo. Saluta Marion! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, via! Ciao, Pedro! Sempre la stessa storia, con il mare. L'apertura è fatta. È abbastanza larga. Come ha detto il comandante. Bravo. A mai in adagio. Va bene. Ferma il compressore. Di fuori che la piantino. Andiamo. Ingegnere, non si riesce a trovare la pompetta. Hai guardato nel barile della naffa? Quale? Quello in cui è arrivata la testa del maiale. Non c'è. E lì dentro?
C'è rimasta solamente la bussola per il canopo. E nella bussola, hai guardato? Adesso capisco perché era così pesante. Dice il nostro uomo che Marian ti aspetta. Bene. Il caposettore ha mandato dire che il convoglio è arrivato stamattina, trasporta una divisione corazzata e riparte domani. Supermarina ordina di attaccarlo. Ma noi non siamo ancora pronti. Il caposettore deve saperlo. Se attaccate deve aspettarvi sulla spiaggia. Ma no, è inutile. Il montaggio è appena cominciato, mancano ancora molti pezzi. Lei sa che il convoglio è diretto in Marmarica? Lo sa che c'è un'offensiva in corso? Sì, sì. Lo so. Ma stanotte è impossibile. Peccato. Quando arriveranno le altre casse? Torni stasera. Lo farò chiedere al capo. È molto tempo che lavora per la Marina? 2 anni. Arrivederci. Ma l'occasione era troppo importante e decisi di compiere un estremo tentativo. Non potendo montare 3 maiali, con i pezzi che erano arrivati cercammo di metterne insieme almeno uno. Pronti laggiù? Pronti. Pronti. Proviamo. Andiamo. Avanti. Accidenti. Dammi quella chiave. Quella. La 25. Cacciavite, cacciavite. Che ora fai tu? Le 8:15. E tu che vuoi con quell'arnese? Voi due andate col maiale e io dovrei restare qui. Come? Comandante, chiedo l'autorizzazione di attaccare a nuoto. La distanza è troppo forte. Fino ai piroscafi ci arrivo, poi mi butterò sulla spiaggia. Vai a prepararti. Pronti là? Possiamo riprovare. Pronti? Attenzione. Via!
dispiace, Silvani, non c'è niente da fare. Bisogna rismontare la coda. Quanto tempo? Almeno 2 ore ci vorranno. E poi andare così senza un collaudo in mare. Questo sarebbe il meno. Ma 2 ore sono troppe. Beh, non te la prendere. Miracoli non se ne fanno. Andremo a nuoto anche noi. Te la senti di fare una nuotata così lunga? Hai lavorato tanto. Ora sei stanco. Risparmia il fiato. Voi continuate a lavorare. Ciao Pedrito. Ciao Marion. Perché non ti siedi qui con noi? Volentieri. Su, vieni. Senti? Con questo tipo di bombe subacquee ci sono 3 secondi per stendersi in superficie se le lanciano a distanza pericolosa. Altrimenti la botta ti frantuma la spina dorsale. Un tempo ci pescavo i pesci con quel sistema. Le reti, per favore. Pronti? Se tutto va bene ci salveremo sulla spiaggia presso il confine e torneremo a bordo appena possibile. Voi in ogni modo continuate il montaggio. A giorni arriveranno i piloti di riserva. Non dubiti, comandante. Forza maggiore, avanti. Devo andare. Già, tu preferisci gli italiani. Io preferisco chi mi paga meglio. Allora, Joe. La chitarra. Ognuno di noi aveva un preciso obiettivo, ma comuni erano i pericoli che dovevamo affrontare. Per difendere le navi dall'insidia invisibile e permanente dei nostri mezzi d'assalto, un nugolo di motovedette incrociava attorno ad esse, gettando in continuazione bombe subacquee. Starboard. Right. Are you ready to signal?
Todo está muerto conmigo, oh, ¿dónde está? Yo vivo por ti, perdiéndome así, mala sierra. Mala sierra, mala sierra, y pienso mi triste camino sin amor. La tierra andaluza caliente se murió. No quiero sufrir, yo quiero morir. Mala sierra. Now. Da italiani, ma questa volta ci lasceranno la pelle. Tutti. Non ne sai niente, Marion, di questi italiani? Io? Non mi piace la guerra. E non potresti cercare di informartene? Potrebbe essere un affare. Non mi piace la guerra, t'ho detto. Troppo rischio. E poi non sopporto gli spari. Troppo rumore. Ne riparleremo, Marion.
Che ore sono? Le 2:40. La seconda! Perché sei qua? Non dovevi venire. Temevo che lei non ci fosse, capo. L'allarme lo sento anch'io. Ma nessuno mi ha visto, capo. Hai commesso una grave imprudenza. Lo porto nell'automobile sulla strada. Tu aspetta qui se arrivasse qualcun altro. Tornerò appena possibile. Sulla strada con il capo. Vada, li raggiunga presto. E lei? Io resto, aspetto l'altro. Grazie, Mario. Grazie a te per quello che hai fatto. Dove sono andati? Non so nemmeno di chi parli. Era il tuo italiano, l'ho riconosciuto. E allora perché non l'hai affrontato? Perché non mi interessa lui. Mi interessano tutti insieme. Devo sapere da dove sono partiti. Dall'Italia, credo. Basta, Mario. Da dove hanno cominciato l'azione? Dove si nascondono? Vuoi saperlo gratis? Mille sterline. Sei diventato avaro. 2000. Vada, Marion, fermati! Parla! Non lo saprai mai! Buongiorno.
Ehi, hey, come va, carissimo? Ciao. Potrebbe andar meglio. Ha sistemato bene il signore, eh? Ma di che cosa ti lamenti? Poltrona, pantofole, una bella croce rossina, eh? Già, e i polmoni a pezzi. Ah, non fare il pessimista. Ho parlato ora col primario. Mi ha detto che guarirai presto. Non sai fingere. Ammesso che esca di qui, non mi rimarrà che coltivare un orticello. E consolati. Se la guerra continua così, faremo tutti altrettanto. E tu? Che fai? Torni sul canopo? No. Divieto del Sigma 2. Oramai la mia faccia è troppo conosciuta da quelle parti. Sono già andati altri laggiù a continuare l'impresa. Sai, ripenso spesso a quella povera ragazza. Marion. Dovremmo considerarla dei nostri. La settima dell'Orsa Maggiore. Peccato che nessuno possa più dirglielo. Ne sarebbe stata felice. E tu ora dove andrai? Mi scade la licenza dopodomani. So solamente che devo presentarmi alla base. Alessandria è una base inviolabile. Nel tentativo di attaccarla con i nostri mezzi, abbiamo già perso due sommergibili. Ma ora dobbiamo riuscire. In Africa si sta preparando una grande offensiva e i nostri convogli debbono poter passare. In questo periodo, voi lo sapete, la nostra flotta ha subito gravi perdite e occorre ristabilire l'equilibrio. Perciò è assolutamente necessario affondare le corazzate che si trovano in quella base. L'azione potrà avere conseguenze strategiche incalcolabili. La vita di migliaia di uomini e forse l'esito di una grande battaglia terrestre dipendono in gran parte dal risultato di essa. Ma è l'impresa più difficile di quante ne abbiamo tentate sinora. Ed è per questo che mi rivolgo a voi, che ritengo i migliori e i più preparati del nostro reparto. Sappiate che da questa azione non si torna. Nel migliore dei casi, prigionia. È una grave decisione. Avete tempo sino a domani per darmi una risposta. Comandante, perché perdere 24 ore? Grazie. Tornate da me oggi nel pomeriggio con i vostri secondi piloti. Sono fuori che aspettano, comandante. Allora, che entrino subito. Entrate. Sottocapo Palombaro Salerno, secondo pilota di Zambelli. Sottocapo Palombaro Guerrini, con De Luca. Sergente Palombaro Nardi, con me. E tua moglie? Aspettate un bambino? Sì, comandante. Quando? Tra una decina di giorni. Per quell'epoca sarei molto lontano dall'Italia. Nessun dubbio? Nessuno, comandante. Bene. Potete andare. Buona fortuna. Venite. Questo è il porto che dovrete attaccare. Obiettivo, le due corazzate che normalmente sono all'ormeggio qui e qui. E il terzo maiale? Attaccherà la porta aerea, o se questa è assente, una delle petroliere alla banchina nafta. Supermarina vi confermerà l'esatta posizione dei bersagli prima dell'azione. Vi porterà un sommergibile che dovrà attraversare i campi minati esterni per lasciarvi a circa 5 miglia dall'entrata del porto. Poi, secondo le informazioni raccolte, dovrete superare l'insidia di questo cavo idrofonico con mine comandate da terra. Qui, all'ingresso della rada, c'è una rete di sbarramento con galleggianti cilindrici e qui, all'imboccatura del porto, una seconda ostruzione, a quanto pare non superabile in superficie. Agli estremi degli sbarramenti, posti di vedetta, batterie, mitragliatrici e proiettori che si accendono ad intermittenza. Fra le due ostruzioni troverete motovedette di vigilanza che lanciano bombe in continuazione. Nel porto sembra che incrocino motoscafi silenziosi con bombe e proiettori pronti a dare l'allarme al minimo sospetto. Data prevista per l'azione tra 10 giorni. Lascerete l'Italia domattina per andare alla base di partenza dell'impresa a completare la preparazione. I dettagli del piano di attacco li studierà lei e deciderà in conseguenza. Sarà un compito molto duro, ragazzi. Io credo in questo momento di potervi esprimere la gratitudine della patria. Cara mamma, mi rattrista molto pensare che questa lettera ti darà tanto dolore. Sapessi quanto bene ti voglio, ora più che mai. Perdonami se qualche volta ti ho fatto soffrire. Sii serena,
Quando noi moriamo in azione, non soffriamo. E poi credo che dove andrò ritroverò papà e i miei compagni. Ora devo rivelarti un segreto. Lascio mia moglie e un bimbo. Nessuno doveva saperlo perché a noi non è permesso sposarci. Io l'ho fatto. Quando mio figlio sarà più grande, digli che ero un buon marinaio e che amavo la patria. Digli che non gli sono più accanto perché ho voluto aiutare lui e tanti altri bambini e che gli auguro di non vedere più l'orrore degli uomini che uccidono altri uomini. Digli che gli ho voluto tanto bene. Non piangere, mamma. Ti bacio. Tuo sempre, Luigi. Compenso mare 3. Compenso mare 3. Grazie del concerto, ragazzi, ma ora basta. Le mine dovrebbero essere a circa 4 metri dal pelo dell'acqua. Se non ne incocciamo qualcuna e ce la tiriamo addosso, stando sui 40 forse passiamo. Quanto manca? Ci siamo. Quota? 41. Mantieni così. Tenente, avvertire la gente. Attenzione, attenzione. Stiamo entrando in un campo minato. Chiudere le porte stagne, comunicare ogni rumore a scafo. Attenzione, attenzione. Stiamo entrando in un campo minato. Chiudere le porte stagne, comunicare ogni rumore a scafo. Radio, quant'è la profondità? 52 a diminuire. Qui camera lancio prora. Qualcosa striscia sullo scafo. Ferma tutto! È andata. Pari avanti minimo. Questa è passata. Speriamo di non incocciarne un'altra. Speriamo bene. Siamo fermi sul fondo in 22 metri. Se la stima è giusta, dovremmo essere a 4 miglia dalla prima ostruzione. Hai finito di decifrare? Fra poco, comandante. L'uomo civetta è fuori? Sta uscendo ora, comandante. Caldo? No, paura. Anche io. Vedo Punta Spina.
per gradi 7-5. Direi che a circa 4 miglia. Cielo coperto. Mare quasi calmo, costa oscurata, niente altro per ora. Pronti, comandante. Supermarina comunica. Due corazzate, solito ormeggio. Portaerei assente. Terzo apparecchio, attacchi petroliera. Da Luca, questa è per te. Bella fregatura però, eh? Un momento, non è finito. Per il sergente Nardi, nato ieri Luigi, 3 kg 800, madre bene. Congratulazioni. Grazie. Tra le gravelle. Auguri, eh? Tanti auguri. Si è acceso per pochi istanti un proiettore. Credo sopra la prima ostruzione. Possiamo andare? Quando vuoi. Fuori i primi. Andiamo. Orsa maggiore, avanti. La grande impresa era incominciata. Sei italiani si accingevano ad assaltare uno dei più potenti complessi della Marina Britannica. Anche per Luigino. Buona fortuna. Ne avremo bisogno tutti e due. Thank you.
Ecco la prima ostruzione. Possiamo passarci sopra? Ecco la motobarca ormeggiata lì, no certo. Inutile aspettare che quella se ne vada. Dovremo passare sotto la rete. Va bene, comandante. Andiamo. Drop some ash can. Start the motor. Cast away. Accendono a brevi intervalli. Ma lo facciamo per far sopra? Se non troviamo incagli nella manovra, credo di sì. Andiamo. Giacevano con il petto schiacciato dalla concussione subacquea. Chissà se gli altri sono già passati. Ha visto nessun segno d'allarme, comandante? Mi pare tutto calmo. Guardi lì, sta arrivando una nave. Dovranno aprire l'ostruzione. Proviamo a buttarci sotto e andare dentro insieme alla nave. Sarebbe un bel colpo, comandante. Sotto la rete, prepara il baracco.
prima di alzare la rete, andai ad ispezionarla nella speranza di trovare un eventuale varco. Il caso volle che mi incontrassi con Zambelli, così ci prestammo reciproco aiuto. Vado a prendere quello di riserva. Questo è il respiratore di riserva. Il mio l'ho già dovuto cambiare. Non avevo ancora potuto dirglielo. Zitto, sdraiati. Rimani qui. Che devo fare, comandante? Non farti pescare sino all'ora in cui dovrebbe saltare la nave. Le 6:20, vero? Le 6:20. Piuttosto lei, da solo, ce la farà. Se ce la faccio sarà stato anche merito tuo. Buona fortuna, comandante. Grazie. Siamo in mezzo al porto. La vedi la corazzata? C'è un'ombra laggiù. Dove? Là. Credo anch'io che sia quella. Tu guarda le spalle. Attenzione, comandante, un po' di scatto. Sotto.
Stavo ormai navigando verso la mia corazzata, quando all'improvviso il maiale cadde sul fondo e vi rimase immobile. Era irreparabile e dovetti accettare la realtà in tutta la sua beffarda amarezza. Proprio al termine della dura fatica mi trovavo costretto ad abbandonare l'impresa a cui avevo dedicato tutto me stesso. Ma la corazzata era molto più vicina di quanto credessi. Forse l'ultima parola non era ancora detta. Colsi disperatamente ogni residuo energia e cominciai a trascinare il maiale verso la corazzata.
500 chili di tritolo erano ormai assicurati sotto lo scafo della corazzata. Alle 6:15 la spoletta esplosiva sarebbe scattata. L'azione di Zambelli e Salerno era stata perfetta ed essi poterono allontanarsi con il resto del maiale per distruggerlo in luogo appartato e tentare di raggiungere la riva. E da dove venite? Dall'Italia. Come siete arrivato qui? What did he say? Nothing. Dal momento che la vostra missione è fallita, volete dirmi almeno in quanti eravate? Ero solo. Non è vero. Ne abbiamo pescate due vicino alla prima ostruzione. Morti. Qui ero solo. Avete altro da dire? No. Very well then. Have him take off his diving suit and put him in the brig. Venite. Parlare al comandante, è urgente. Come on. Credetemi, tra 8 minuti la nave salterà. Non sacrificate inutilmente la vita di tanti vostri marinai. E se non fosse vero? Perché dovrei mentire? Fra 7 minuti. They've captured 2 more of them near the flagship. Well then. They said that... Take him away. Back to the bridge. Attention, we've been attacked by Italian frogmen. Man the station, all hands on deck. Attention, we've been attacked by Italian frogmen. Man the station, all hands on deck. Now hear this. Now hear this. We have been attacked by Italian frogmen. All hands on deck. Thank you.
miracolosamente a salvarmi. E dopo alcuni anni di prigionia, mentre l'Italia era in regime di armistizio... di decorare di medaglia d'oro al valor militare tre uomini dei mezzi d'assalto navale, i soli superstiti del glorioso gruppo dell'Orsa Maggiore. Tenente di vascello Luigi Silvani. Un momento, prego. Oggi sono il capo della missione alleata d'armistizio in Italia. Ma un tempo ero il comandante della corazzata che questo ufficiale ha affondato, e tale è la mia ammirazione per l'eroica impresa da lui compiuta, signor ammiraglio, che sono a chiederle di cedermi l'onore di appuntargli personalmente la medaglia sul petto. Grazie. Signor ammiraglio, la ringrazio. Le sue parole non onorano soltanto me, ma tutti coloro che mi hanno preceduto sulla via di queste imprese e che con il loro sacrificio hanno reso possibile la mia azione.